Ciao a tutti amici di Esperienza Bali, sono Lorenzo e oggi il proprio volo di Samsung Galaxy A7. Prima di cominciare vi invito a lasciare un bel pollice in alto per il video, condividere e iscrivervi in tanti al canale. Per di più vi informo che del Galaxy A7 ci sono due versioni, una monosim che è quella che troverete in negozio con processore Exynos, mentre la versione dual sim che probabilmente troverete solo online ha processore Qualcomm, ma di questo ne parliamo a brevissimo. Come sempre, se volete saltare direttamente alle mie conclusioni cliccate qui, mentre se volete vedere l'unboxing cliccate qua. Cominciamo. Bene, eccoci qua con il nostro Samsung Galaxy A7 in colorazione nero già acceso per non farci perdere ulteriore tempo. Come sempre partiamo da dimensioni e scheda tecnica. Abbiamo 15.1 cm di altezza, 7.6 di larghezza, uno spessore di soli 6.3 mm, il peso di 141 grammi. Il display è un 5.5 pollici, Full HD, Super AMOLED con 401 pixel per pollice e vetro Gorilla Glass 4. Il processore è un Exynos 5 Octa da 1.8 GHz più un Qualcomm da 1.3 GHz, ovviamente architettura Big Little, lo stesso processore che abbiamo sul Samsung Galaxy Alpha, la GPU anche la stessa, la Mali T628 MP6 molto prestante, 2 GB di RAM, 16 di memoria interna espandibile con micro SD, fotocamera da 13 megapixel più 5 megapixel anteriori, ovviamente autofocus e flash LED, e batteria non rimovibile da 2600 mAh. Diciamo che l'amperaggio non è altissimo, ma considerando lo spessore devo dire che comunque hanno già fatto un buon lavoro. Peccato che la batteria non sia rimovibile. I tasti sono retroilluminati, vedete, tasto fisico, doppio tap per S-Voice. Per quanto riguarda invece il LED notifica non ce l'abbiamo e questa è un po' una pecca dal mio punto di vista. Parliamo subito di interfaccia come sempre. Allora abbiamo l'ultima TouchWiz, possibilità anche qua di cambiare i temi come sugli altri due Galaxy A. Alla fine i temi sono poca roba, cambia semplicemente l'icona e lo sfondo, nulla di che, le impostazioni, i toggle eccetera rimangono invariati, sfondi, widget, impostazioni home, possibilità di cambiare l'effetto di transizione, nessuno, gruppo carte 3D, mettiamo nessuno, che è quello che mi piace un po' di più, quindi adesso vedete non è più effetto carte ma vanno in 2D le pagine, possibilità di aumentare il numero delle schermate eccetera eccetera. Vediamo un po' toggle rapidi qua in alto, abbiamo standby intelligente, quindi lui come al solito ci controlla diciamo lo sguardo e vede che se giriamo lo sguardo spegne il display. Abbiamo risparmio energetico avanzato, quindi mettere il display in bianco e nero per farlo durare veramente tanto, NFC, LTE, abbiamo veramente tutte le funzioni, sensibilità al tocco per aumentare appunto la sensibilità e utilizzarlo con dei guanti, ovviamente guanti non troppo spessi, l'ho provato e funziona. E basta, Android KitKat 4.4.4, andiamo a vederlo, dove? Info sul dispositivo, Android, ecco qua, KitKat, quindi non Lollipop, ma ovviamente verrà aggiornato, penso anche in tempi non troppo lunghi. Parliamo di connettività, allora LTE l'ho provato, io la mia SIM non è LTE, ma ho messo a posto una SIM LTE per un giorno, è andato tutto senza problemi, anche molto veloce ovviamente. Per quanto riguarda invece la qualità in capsula, molto buona, a eccezione della SIM è nella media. Dall'altra parte ci sentono molto bene, mi ha detto un mio amico che mi sentiva alla perfezione, meglio di sempre. Il GPS, ho provato Maps e anche lì nessun tipo di problema, il Wi-Fi è nella media, quindi un dispositivo anche da questo punto di vista senza particolari lacune. Parliamo come sempre di fotocamera per cominciare. Allora, facciamo una foto, velocità di messa a fuoco molto buona e anche di scatto, superiore a quella del Galaxy A5 e del Galaxy A3, vi faccio vedere le impostazioni. Allora, i video vengono girati massimo in Full HD e sono buoni. Diciamo che l'hardware supporterebbe anche i video in 4K, ma questa è una scelta proprio di Samsung per non farlo avvicinare troppo a un top di gamma. Poi le foto, dove sono? Vediamo un po', ho perso un attimo. Le foto, vabbè, sono a 13 megapixel, ecco qua. Se no, 9.6 megapixel in 16 noni, eccetera, eccetera. Minimo 6 megapixel. Poi abbiamo vari filtri, come sempre, anche varie modalità. Selfie posteriore, panorama, notte, clip animati, poi se ne possono scaricare altri, quindi scatto continuo, oppure per rimuovere le persone in secondo piano, eccetera, eccetera. E basta, vediamo un po' le foto come sono venute. Questa è quella che abbiamo fatto. Allora, partiamo da questa. La definizione è buona e anche la messa a fuoco è bella precisa. Diciamo che questa foto ho dovuto rifarla due volte perché la prima è venuta mossa. Qua non abbiamo lo stabilizzatore ottico, ovviamente, quindi bisogna stare molto fermi per far venire proprio tutti gli angoli, gli spigoli, in questo caso belli fermi. Qua la solita foto che faccio per vedere la vicinanza della messa a fuoco e com'è il bokeh, quindi l'effetto sfocato sul retro.
Allora, qua ho messo a fuoco ed è molto a fuoco, come vedete. E invece qua in fondo lo sfocato è molto buono, quindi anche l'apertura focale deve essere più che discreta, vedete. Quando non ho aggiunto nessun tipo di effetto software o quant'altro. Questa foto del cartello, definizione nella media per 13 megapixel, anche sul computer si vedono bene. Ho notato che l'esposizione è veramente ottima, perché anche questa foto, per esempio, adesso è un po' scura, però vi assicuro che è totalmente contro sole. Sapete, di solito quando faccio le foto contro sole, contro luce, vengono dei raggi fastidiosi, si vede tutto sovraesposto. Qua invece è riuscito a gestire benissimo questa cosa. È vero che la foto è un po' scura, però di fatto quando si fa una foto in contro luce, meglio una foto del genere piuttosto che una foto con tutti i raggi che vanno a sbiancare tutta l'immagine. Quindi interessante anche questa, macro ottima, veramente eccellente. Ok, quindi cosa dire, nel complesso una fotocamera che mi è piaciuta abbastanza, è più o meno a livello di un Note 3 per intenderci, non è sicuramente a livello di un S5 o di un Note 4, ecco, però rispetto a quella della 5 e della 3 è un bel passo in avanti secondo me. Parliamo di display, andiamo nella galleria, vediamo un po' il solito video di prova in Full HD. Non metto la musica perché sennò poi mi rompono le scatole per il copyright. Allora, alziamo anche la musica, magari così vi faccio vedere com'è quella al massimo. Qua siamo al massimo, al sole, in questi giorni è pieno di sole, quindi ho fatto anche delle prove per vedere com'è il display e si vede abbastanza bene, ovviamente è un Super AMOLED, quindi si vedrà sempre comunque un po' peggio rispetto a terminali magari IPS o LCD, anche se ormai i Super AMOLED stanno raggiungendo livelli molto molto buoni. Angoli di visione sono eccellenti, nessun tipo di problema, i Super AMOLED sono in assoluto fra i migliori. Colori un po' saturi, ma anche qua si possono settare volendo per rendere più naturale, andando nelle impostazioni dello schermo, e fluidità nessun tipo di problema. Anche qua ovviamente possiamo ridurre la schermetto in piccolo, vedete, e andare avanti con l'operazione, anzi lasciamo proprio qua per far lavorare il telefono. I neri sono ottimi, vedete, un Super AMOLED, quindi neri assoluti. I bianchi non sono bianchi bianco ghiaccio, sono un bianco panna, diciamo, non è proprio un bianco freddissimo, e il resto, come ho detto, leggermente troppo sparato come colori, ma nessun problema, si può settare. Usciamo, chiudiamo tutto brutalmente, andiamo a vedere un po', parliamo di prestazioni adesso, vediamo il punteggio su Intuit per cominciare. Come dico sempre, i benchmark lasciano il tempo che trovano, però ecco, l'ho perso, però ho fatto uno screenshot questa volta per mostrarvi il punteggio. Questo è il punteggio che ho fatto, 49.418, come vedete Samsung A700, quindi è lui. È veramente un signor punteggio, identico a quello del Galaxy Alpha, che è uno dei punteggi più alti che avevo visto finora su un terminale. Ripeto, non significa che sia il terminale più potente in circolazione, però indica veramente una buona potenza, è quello che fa differenza la GPU, perché la Mali T628 è veramente molto interessante. Lo vediamo adesso qua nei giochi, proviamo Real Racing 3 senza liberare la RAM, ovviamente abbiamo 2 giga, secondo me sono più che sufficienti. Speriamo che non ci siano aggiornamenti strani, che a volte capita e dobbiamo, no, ok, ecco, neanche detto. Esce, allora vediamo, vabbè, tiratevi di me. Real Racing gira bene, proviamo Beach Buggy. Real Racing gira bene, con i dettagli nello specchietto, mai lag importanti, ci ho giocato una mezz'oretta, qualche piccolo lag ogni tanto, però più che lag e calo di frame, nulla di grave. Adesso proviamo Beach Buggy, anche questo l'ho già settato a grafica al massimo. Sentiamo anche il rumore delle casse. Le casse sono qua sul retro, posizione non proprio intelligente. Comunque il volume è nella media, abbastanza potente, in macchina si sente, in macchina per il via voce va bene, però non è ovviamente a livelli magari, ripeto, di un Note 4, ecco, o di un Note 3 anche. Se la cava comunque bene, anche a qualità non è male, non gracchia assolutamente. Qua come vedete, grafica al massimo su un display Full HD. Questo gioco può sembrare una cavolata del genere, ma in realtà se settato con risoluzione grafica al massimo, mette in crisi i telefoni anche con GPU come la Adreno 320, quindi sì, non è proprio con display ovviamente Full HD. Qua Full HD e vedete come giri bene, anche il touch regge alla perfezione. Prima mi era venuto il dubbio su Real Racing, perché ieri mi era arrivato un aggiornamento e
l'avevo fatto, ma sapete che la Racing poi vuole anche gli aggiornamenti una volta aperto il gioco. Io da ieri non ci ho giocato, quindi adesso purtroppo dobbiamo fare l'aggiornamento, ma non c'è la pena. Fidatevi, insomma, che il gioco gira bene, anche l'accelerometro, nessun tipo di problema. Per di più, giocare su un telefono con un display a 5.5 pollici è sempre un piacere. Vediamo anche come gira Facebook, usiamo ovviamente la mia pagina. Ovviamente, se non siete mai andati, andate a mettere un bel mi piace. Intanto approfitto, vi ringrazio per il superamento dei 30.000 iscritti, veramente grazie a tutti. Stiamo crescendo veramente molto ed è un piacere continuare ad aiutarvi, a dare i miei consigli e quant'altro. Comunque ci va bene, come vedete, il Facebook nessun tipo di problema, ma è anche il Facebook tradizionale. Cosa dire, parliamo del browser, ho provato sia Chrome che il browser di serie. Per la prova usiamo come sempre il browser di serie, andiamo sul Corriere magari. Eccoci qua, siamo connessi in HSDPA, vi prometto che prima o poi porterò il wifi anche in questa stanza. Vista desktop. Comunque l'eccezione è buona, qua 3 tacchi in HSDPA è anche leggermente sopra la media, quindi, ed è anche molto veloce. Questa è già una piccola prova empirica per mostrarvi la velocità della connessione e la bontà della SIM, della ricezione della SIM. Vista desktop di nuovo, vediamo se ci siamo. Ok. Sta finendo di caricare, vediamo un po'. Ok, ha finito. Questo è un sito abbastanza pesante, quindi benissimo per i test. Allora, il pinch segue alla perfezione il dito. Molto piacevole la sensazione. E anche il pan è buono. Vediamo lo scroll. Ecco, lo scrolling, anche se lo lancio veloce, è rallentato rispetto agli altri terminali. Questo non so se sia una scelta di Samsung o un problema magari del touch che non è super sensibile. Secondo me potrebbe essere anche una scelta, perché sapete che gli scrolling prima erano veramente velocissimi e aveva sempre dei piccoli problemi di rendering perché andava troppo veloce lo scrolling e il telefono non riusciva a caricare le immagini in tempo zero, quindi probabilmente hanno rallentato lo scrolling per non avere più problemi di rendering. Infatti, come vedete, a parte qualche piccola eccezione tipo adesso, non ci sono problemi. In ogni caso la navigazione è buona, molto buona anche su Chrome. Posso andare sulla mia pagina magari velocemente, sulla mia pagina Facebook in versione desktop, che è molto pesante, più del Corriere per intenderci, e anche qua vedete che non abbiamo grossi problemi. Qua lo scrolling è più veloce, quindi potrebbe essere una scelta del browser nuovo di Samsung. Benissimo, batteria 2600 mAh non removibile. Allora, diciamo che l'ho provato 4 giorni e 4, 5, 6 giorni sono comunque pochi per dare informazioni precise sulle batterie. Io dico sempre che ci vorrebbero almeno 2 settimane, perché la batteria, prima di arrivare al top della sua forma tra virgolette, ha bisogno di almeno 10-12 cicli minimo. Io ne ho fatti appunto 4, forse 5. Sì, cosa dire, il primo giorno mi ero preoccupato perché non mi ha durato niente praticamente, ma è normale perché il primo giorno vai a installare tutte le applicazioni, lavori molto, lo studi un attimo, quindi è normale che scenda velocemente. Dal secondo ciclo di ricarica già migliorato un po', sono arrivato a 6 con utilizzo medio. E adesso, diciamo, dopo 2-3 giorni di utilizzo, posso dire che si arriva, diciamo, dalle 7 di mattina alle 9 di sera senza problemi, anche con utilizzo medio intenso, con utilizzo molto intenso, magari arrivate, ecco, a cena. Poi anche lì potrebbe migliorare con l'utilizzo, ma non arriverà mai ai livelli, per esempio, di un Galaxy Note, questo è da dire. Abbiamo anche un processore molto potente con una batteria da sole, tra virgolette, 2600 mAh, quindi già il risultato è interessante. Non vi ho detto che non scala praticamente nulla. Comunque, tornando sul discorso batteria, sì, non è male, peccato che non sia removibile. In ogni caso, dico sempre, il mio utilizzo medio intenso è comunque molto molto intenso, e forse anche sopra la media di tanti utilizzi, perché ho sempre 200-300 mail minimo al giorno. Poi io per qualsiasi cosa uso il telefono, quindi non uso anche il computer magari per vedere video e quant'altro. È da dire anche che in questi giorni ho fatto un utilizzo più intenso del solito, perché il wifi in casa ha dei piccoli problemi, quindi ogni tanto anche in casa utilizzo il 3G, e come sapete il 3G consuma più del wifi. Quindi ho fatto 3 ore e mezza di schermo attivo mediamente, e 3 ore e mezza con luminosità al 70% con il 3G più acceso del solito non è comunque male.
In ogni caso adesso farò anche dei confronti con altri terminali e vi saprò dire meglio anche nei prossimi confronti se confermo quello che ho detto sulla batteria. Bene ragazzi, siamo alle conclusioni, indovinate un po' da cosa partiamo, dal prezzo. Il prezzo di listino di questo device è di 509 euro, diciamo che online entro qualche settimana sicuramente scenderà a 450. Avrei preferito un prezzo di listino di 50 euro inferiore almeno, però in proporzione preferisco questi 500 euro rispetto ai 400 del Galaxy A5, che non mi aveva convinto dal punto di vista display, e anche il processore era quello di un entry-level. Qua invece abbiamo un display molto buono a livello di un Galaxy Note 3, un Full HD su un 5 pollici e mezzo, e abbiamo anche un processore di fatto da top di gamma, è quello che troviamo sul Galaxy Alpha, con prestazioni eccellenti e un'ottima GPU anche per i giochi, quindi non mi posso lamentare da questo punto di vista. Facciamo poi i soliti pro e contro. Come pro metterei ovviamente il design e i materiali, alluminio sia cornice che retro, sul retro è verniciato, quindi non si sente che alluminio, ma lo è molto sottile, 6.3 mm, quindi più sottile addirittura della 3 e della 5, molto leggero per essere un tablet, quindi indubbiamente questi sono un po' i pro principali, e direi anche prestazioni, display, non sono ovviamente al top della gamma, però se la cavano molto bene. Come contro metterei la batteria non removibile, che è lo stesso che abbiamo visto sulla 3 e A5, che però secondo me ci può anche stare, perché finché sono delle batterie discrete non ho problemi. Il problema arriva quando mi tolgono anche il LED di notifica. Non capisco, allora capisco che la batteria non possa più essere rimossa per lo spessore, per i materiali, quello che volete, però il LED di notifica è una scelta veramente stupida, l'hanno sempre messo su terminali anche entry level, adesso me lo tolgono anche su terminali praticamente top di gamma, quindi questa è una cosa che condanno, tra virgolette, e condannerò anche negli altri telefoni se non avranno LED di notifica. La memoria è rimasta espandibile. Altri conto, diciamo che il prezzo è un po' altino, ma sì, meno in proporzione rispetto alla 5 secondo me. E comunque online vedete che a 400 in un mese o due si troverà facilmente. Non dico assolutamente che sia il miglior Fabric in quel prezzo, perché ce ne sono parecchi altri, come ad esempio anche il Mi Note, che preferisco rispetto a questo. C'è anche l'ottimo Desire 820 sui 340 euro, che non è affatto da sottovalutare, quindi di alternative ce ne sono. Però se avete un Samsung con tutti i servizi annessi e connessi, vi piace il mondo Samsung eccetera, questo sicuramente può essere una buona opzione. È da dire che ormai il Note 3 è sceso sui 350 e ovviamente a quel prezzo è preferibile rispetto a questo. Se avete domande io sono qua per rispondervi nei commenti. Prima di lasciarvi invito a cliccare su uno di questi link che comparirà qua, quindi per vedere altri miei video, o iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto a tutti da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!